Oggi ho parlato anche con la presidente e sto mandando via una lettera a tutti i sindaci chiedendo a loro di poter emanare un'ordinanza dell'utilizzo della mascherina anche all'aperto, in modo tale negli assembramenti di evitare ovviamente la trasmissione del virus. Destinatari della missiva sono i sindaci del distretto di Asolo, cuore di quella pedemontana Novax dove il contagio galoppa, così come i ricoveri. Qui l'incidenza resta salda sopra i 600 casi ogni 100.000 abitanti, record Veneto. Io spero lo sia poi adottata da tutti i comuni del distretto di Asoni. Resta un quadro in rapida evoluzione nel giorno in cui si attiva il Covid Hospital al San Camillo e si riorganizza gradualmente Vittorio Veneto. Stanno crescendo i ricoveri, siamo ormai a 274 ricoveri, di cui però 58-59 sono in ospedale di comunità, abbiamo 16 persone in terapia intensiva, ormai tutti non vaccinati e anche giovani perché abbiamo una persona anche di 47 anni. E quindi la situazione diventa un po' difficile. Che il virus non molli la presa, lo si vede ancora nel COVID point. Oggi la situazione più critica è stata la Zoppa Serena di Conegliano. Questo è dovuto anche al fatto che purtroppo anche i nostri collaboratori. Si ammalano perché si sta girando la influenza, l'influenza, eccetera. Quindi abbiamo avuto due operatori che mancavano e quindi basta che manchino due operatori e, si, e automaticamente 200-250 macchine si posizionano in più perché non vengono ovviamente smaltite. Più in generale, l'appello dell'ULS2 è quello a non concentrarsi nelle prime ore della giornata ed evitare di far passare troppo tempo tra impegnativa e testa, L'altro fronte è quello dei vaccini. Il 14 è previsto un incontro con i pediatri per approntare la campagna dedicata alla fascia 5-11. Una linea c'è già. Con una linea dedicata e su prenotazione perché Azienda Zero sta predisponendo, il portale in modo tale che le mamme possano prenotare la vaccinazione dei loro figli, evitando quindi assurde code e facilitando la vaccinazione stessa. Individuato un nuovo hub vaccinale a San Vendemiano, partirà la prossima settimana e consentirà di arrivare all'obiettivo target delle 9.000 somministrazioni al giorno nella Marca. Certo resta il problema di sempre, la carenza di personale. Qualche unità è stata messa a disposizione dal generale Filuolo. Venazzi ringrazia, ma al momento è una goccia nel mare. Arriveranno tre medici e cinque infermieri oggi e il 17 altri 3-4 medici e cinque infermieri. Un aiuto soprattutto per il tracciamento potrebbe arrivare dal personale medico dell'Esercito già usato nelle settimane più dure della pandemia. Ci auguriamo appunto che ci arrivi un forte aiuto da parte dell'Esercito in modo tale così da stemperare un po' il carico di lavoro dei nostri operatori.